sia questo l'incitamento della tifoseria marchigiana per il nostro Nicola. E vediamo Nicola sempre in dominio della prima posizione, ma vediamo un Jeremy Vargnat che al decimo minuto è riuscito ad attaccare un po' l'Olms, che ha avuto un'imprecisione. Vediamo un Andrea Cesari che sta tenendo la quarta posizione, ma uno Stefan Schreiber che ormai è arrivato a mordere le ruote posteriori di Andrea Cesari. E questo gruppetto di 5 piloti con un ternetto di testa, un terzetto di testa, Jeremy Vargnat, scusate, Nicola Montaldini, Jeremy Vargnat e Polonza, in un arco di 5 secondi e mezzo, 6, stanno dominando la gara. Poi la coppia Andrea Cesari, Stefan Schneider a un 5 secondi da Polonza, e poi dopo il gruppo degli inseguitori capitanato da Tony Sousa Borges del team in quadra su Yamaha, che come sempre sta facendo una gara spettacolare. Vediamo di prendere il distacco di questo giro di Nicola Montaldini su Jeremy Vargnat per vedere se vi è la possibilità di attacco da parte del pilota naturalizzato americano ma di nazionalità francese Jeremy Vargnat. Lo vediamo, prendiamo il riferimento su un salto in discesa. Bam, passa Nicola Montaldini e passa Jeremy Vargnat. 3 secondi 8, Jeremy Vargnat guadagna 5 decimi al giro su Nicola Montaldini. I due stanno andando veramente al massimo e stanno sfruttando al massimo le doti dei propri mezzi. Dovrebbero mancare alla fine più di 10 minuti e di conseguenza si prevede un contatto ravvicinato tra i due piloti per le fasi finali della gara. Ricordiamo che Jeremy Vargnat è uno tra i piloti più aggressivi dell'intero campionato a livello mondiale, e Nicola Montaldini è soprannominato il toro italiano per la sua enorme correttezza ma la sua grande difesa del territorio. Vediamo i due piloti affrontare il salto con due traiettorie completamente diverse. Paul Holmes ormai rinunciatario, ma è una vecchia volpe, comunque terrà le distanze e sarà sempre pronto. Vediamo uno Stefan Schreiber che è allungato su Andrea Cesari, che ha deciso di accontentarsi della quinta posizione all'europeo, che signori è una grande posizione. E veniamo un Tony Sousa Borges del team in quadra, non mollare mai ma con enorme aggressività crederci sempre. E vediamo un Martin Liska sempre su mezzo prodotto dal team RZ inseguire a 4 secondi Tony Sousa Borges, e anche loro non mollare mai, speriamo che ce la facciano per 35 minuti di gara. Adesso seguiamo il grande Nicola e vediamo Nicola in passaggio. Signori, Nicola lo rileviamo sul passaggio per vedere il distacco di questo giro. Lo vediamo al passaggio in discesa, vediamo di verificarlo. Ecco Nicola che arriva, ed ecco Jeremy Vargnat che arriva anche questo giro, 5 decimi guadagnati da Jeremy Vargnat, Nicola Montaldini. Ma signori, un conto è raggiungere un pilota, un altro conto è sicuramente riuscire a superarlo. Nicola è un pilota quasi di casa, conosci in ogni curva, ogni scanalatura del terreno, ogni carreggio, e sai esattamente dove possono essere nascosti decimi preziosi per difendere una posizione e come mascherare le proprie traiettorie e chiudere le traiettorie altrui. Grande Nicola in passaggio, ha bisogno di grande incitamento, sta difendendo la posizione e l'onore italiano in questo campionato europeo quad cross. E vediamo Jeremy Vargnat sempre affrontare questa curva con una traiettoria particolare, ma sembra che le carregge della traiettoria utilizzata di Vargnat si stiano sempre di più rovinando. Vediamo uno Stefan Schreiber comunque che ha segnalato qualche problema ai box e ha chiuso per un attimo il gas. Andrea Cesari se ne è sinceramente accorto e con una mano sul cuore sta spremendo il tutto per tutto per vedere se vi siano dei problemi tecnici o personali di Schreiber e cercare di ridurre il gap per aggiudicarsi la quarta posizione, per riconquistarsi la quarta posizione. Vediamo Tony Sousa Borges, Martin Liska, sono veramente in grande controllo. E Nicola Montaldini, signori, sta veramente controllando il mezzo, non sta rischiando e sta portando a casa
una grandissima prima mancia. Anche questo giro ha perso, ma probabilmente ha perso sempre il suo mezzo secondo. E confermiamo che anche in questo giro Nicola Montalbini ha lasciato a Jeremy Varnier 5 decimi. E potrebbe anche essere una tecnica, vedremo quando arriveranno sul secondo, cioè quando saranno veramente vicini, se Nicola avrà dalla sua la cattiveria e l'aggressività per poter riallungare, quindi segnalando a Jeremy Varnier che abbia solo atteso che il distacco si chiudesse per poi dare il tutto per tutto e quindi essere ancora fresco per gli ultimi giri. Senti il pubblico come sta incitando il Nicola nazionale, grande Nicola, Verdiana, un doppiaggio, una situazione pericolosa ma perfettamente superata da Nicola Montalbini. È un eventuale problema di traiettoria per Jeremy Varnier, che si troverà ad affrontare il doppiato proprio sulla tornante di chiusura del rettilineo in salita e quindi perderà dei decimi preziosi. Signori, si combatte a decimi qua, sono preziosi veramente anche due decimi per la vittoria finale. Vediamo che Stefan Schreiber ha segnalato qualcosa in box, ma non sembra avere alcun tipo di problema. E Andrea Cesari controlla la sua posizione. Bisogna stare attenti a Tony Sousa-Borge, che veramente sta lottando come sempre come un leone. E Martin Vista che lo insegue, anche lui veramente concreto in ogni manifestazione, ogni gara di questo campionato internazionale ed europeo. Attendiamo il passaggio degli altri italiani. Ecco, dovrebbe arrivare il nostro Mattia Torraco in carenza d'allenamento, ma che comunque ci aveva promesso di non mollare per in nessun modo per tutto l'arco della gara, e signori sta mantenendo le sue promesse. Purtroppo se manca l'allenamento con la moto da gara non si può fare più di tanto, ma sicuramente ci siamo e comunque sta portando a termine la sua gara con veramente un onesto e onorevole piazzamento, così come Amerigo Ventura che sta sopraggiungendo in questo momento. Ed ecco arrivare il toro italiano Nicola Montalbini, che sembra aver ridato fuoco alle trombe, fiato alle trombe, e signori vi confermiamo che in questo giro ha ridato il mezzo secondo a Varnier. Scusate, quindi vuol dire che il toro ne aveva, ha fatto faticare Varnier, gli ha dato l'illusione di poter raggiungerlo, e quando Varnier è sceso al di sotto dei 2 secondi, il toro italiano ha dato gas, il toro marchigiano. Qua vediamo il pubblico e dice no, italiano sì, ma prima toro marchigiano, poi dopo nell'eventualità lo valutiamo italiano. Questi ragazzi sostengono Nicola veramente tantissimo nei crossodromi qua delle Marche, e quindi grande prestazione tecnica e di intelligenza da parte di Nicola, che ha fatto dare il tutto per tutto a Varnier, e quando Varnier era ormai sicuro di poterlo prendere ha tirato fuori dal cappello una prestazione velocistica e ha ridato con gli interessi il mezzo secondo a giro a Jeremy Varnier. E vediamo adesso se Nicola sta allungando, sta mantenendo i 2 secondi e mezzo, 3 secondi su Jeremy. Signori, veramente una competizione all'ultimo respiro e all'ultima goccia di forza, all'ultima goccia di onore e di cuore. Vediamo un altro doppiato che potrebbe infastidire Nicola, sta tenendo l'esterno. Vediamo Varnier che sicuramente in questo punto non è stato avvantaggiato dal doppiaggio, e Varnier ha riportato il suo vantaggio sui 2 secondi, e adesso tocca a Nicola ridare un'altra zampata e riportare il vantaggio intorno ai 2 secondi e mezzo, che è un margine di grande sicurezza per una finale dell'Europeo. Signori, dovrebbero essere veramente i giri conclusivi a questa prova dell'Europeo, e vediamo Nicola che ha ancora la moto in perfetto stato, Varnier che ha ancora la moto in perfetto stato, ma questa volta Varnier ci sembra sfoggiare l'attacco decisivo, e Nicola è riuscito a riportare il distacco a 2 secondi e mezzo, quindi è un distacco che Nicola controlla, ma Jeremy Varnier è un pilota in grado di spiccare dei tempi veramente veloci, anche se poi sul passo gara Nicola è un grande, Varnier è in grado di farti un singolo giro in 1.51
che è veramente un tempo stratosferico. Sul passo gara l'intelligenza tecnica e la capacità di gestione della gara di Nicola stanno colmando il gap, e speriamo che ce la faccia. Forza Nicola, per Dio, forza Nicola. Siamo tutti con lui, signori. Uno stop alla telecronaca e riprenderemo nelle fasi finali della competizione.